Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di cambiamenti e abitudini. È un tema anch'esso abbastanza diverso rispetto a quelli che faccio, me ne avete chiesti di più, quindi sto cercando di acclimatarmi un attimo con questi topic. Vi chiedo scusa se vi risulterà un video in qualche modo fuori luogo, noioso, quel che sia, però insomma proviamoci, spero che lo apprezzerete. Mi è venuto in mente perché è un periodo abbastanza speciale per molti di noi, un periodo di quaresima, quindi un periodo in cui abbiamo dei buoni propositi che vogliamo portare a termine, che nella maggior parte dei casi, dal mio punto di vista erroneamente, si traducono in delle rinunce che facciamo e che sono delle rinunce temporali, qualcosa che a cui rinunciamo per il periodo di quaresima e che riprendiamo a fare successivamente. E questo rappresenta, secondo me, come analogia, e questo è molto interessante, quello che sostanzialmente facciamo ogni volta che ci poniamo dei nuovi propositi, dei propositi che vogliono migliorarci, ok? Quindi molti di noi decidono di volersi svegliare prima, di voler sistemare meglio casa, di avere più cura magari del nostro corpo, avere più abitudini che si tagliano a noi, di leggere di più, di meditare, qualsiasi cosa, di allenarsi, di stare a dieta. E sono sempre propositi che iniziano ma hanno anche un punto di fine, cioè vengono sostenuti per un periodo ristretto di tempo. E quando questo avviene, molto spesso ci buttiamo giù, ci sentiamo in qualche modo dei falliti, ci sentiamo inconcludenti. Perché questo? Perché un buon proposito è un modo nostro di avvicinarci a un nostro ideale di giustizia, di bellezza, ossia, ok, voglio mettermi a dieta perché voglio essere bello, voglio essere una persona che segue una dieta, una persona che si impegna. Voglio lavorare di più, voglio leggere perché voglio poter avere della cultura dei libri, voglio poter fare esperienze tramite libri, e di nuovo ci avviciniamo a un certo ideale. Il fatto di non riuscire ci distanzia, ci fa sentire dei falliti in qualche modo. Logicamente non ci sentiamo dei falliti perché non riusciamo a leggere la sera perché non abbiamo tempo, però un po' il discorso è questo: ci buttiamo giù perché non riusciamo, perché non riusciamo in qualche modo a cambiare, a migliorare in queste piccole cose. Poi il cambiamento e il migliorare forse sono tematiche un po' più grandi che analizzeremo in altri video. Ecco, il discorso è che ci poniamo sempre in maniera sbagliata, nel senso che un buon proposito viene sempre inserito in maniera forzata all'interno del nostro io, della nostra giornata, del nostro equilibrio in qualche modo, e inserire qualcosa in maniera forzata non è mai una buona soluzione, innanzitutto perché quando inseriamo qualcosa dobbiamo far spazio, quindi se vado a inserire una qualsiasi pratica devo togliere anche qualcos'altro, non solo per un discorso di tempo ma anche per impegno mentale che mi porta quella pratica. E per darvi una riprova, pensate un po' ai termini che utilizzate quando vi ponete un nuovo proposito: mi impegno a, quindi già c'è questo senso di impegnarsi per, quindi un senso gravoso in qualche modo, o allo stesso tempo faccio il sacrificio di mettermi a dieta, faccio il sacrificio di, non so, allenarmi per tot tempo, quindi già c'è questo tema di sacrificio per cui devo fare questa cosa che detesto con tutto me stesso. Ancora, mi sforzerò a svegliarmi presto la mattina, per esempio, quindi uno sforzo, un qualcosa che facciamo contro voglia, insomma, già il presupposto con cui ci approcciamo a un nuovo proposito, a un miglioramento di noi, è terribilmente sbagliato. Già prevede che prima o poi finirà. Tutto quello che facciamo deve essere sostenibile nel tempo. Qualsiasi scelta facciamo deve essere una scelta che possiamo mantenere per il resto della nostra vita. Se non è così, se non ne siamo veramente convinti, allora dobbiamo rivedere un po' le cose. Questo approccio, in altre parole, segna già a priori una data di fine del nostro buon proposito. In qualche modo impedisce che questo diventi una nostra abitudine. Ma perché è così importante che diventi un'abitudine? Perché questa è la chiave a cui ruota un po' tutto. Ecco, l'abitudine è una cosa molto potente, che viene utilizzata tantissimo dalla società moderna, come vedremo tra un attimo, e non soltanto per un discorso di costanza. Ora, immaginate di dover comprare un'auto, andate in un concessionario e c'è il venditore che inizia a buttarvi giù un sacco di termini tecnici, un sacco di cose di cui capite pochissimo, nel mio caso, la mia esperienza è questo, vi descrive questo, quest'altro, i sedili, le trasmissioni, non lo so che cosa, voi più o meno non ci capite niente e l'idea che avete è che quel venditore sta cercando di vendervi l'auto, e sicuramente è così perché lui ottiene la commissione, l'olio, gli attissi e tutto il resto. Ora, però, il venditore è soltanto un piccolo tassello, un piccolo granello di un ingranaggio più grande. Il venditore si arricchisce perché riesce a vendervi l'auto. Ma il brand di auto, la casa
delle auto non si arricchisce in realtà in questo modo. La casa di auto si arricchisce nel momento in cui riesce a instaurare nei propri consumatori un'abitudine. Ossia il fatto che voi guidiate una BMW che ha più o meno i sedili sempre con lo stesso materiale, c'ha lo stesso computer, ok, con le stesse grafiche, infografiche, c'ha le stesse modalità, tende ad avere la stessa tipologia di guida, lo stesso tipologia di motore, vi porta a essere abituati, a affiliarvi, affezionarvi con un determinato brand, con quella casa, con la BMW, e quindi probabilmente quando voi comprerete una nuova auto, quando andrete a cambiare auto, sceglierete sempre una BMW, perché ormai avete l'abitudine di guidare una BMW, e questo soprattutto per chi logicamente è un po' più appassionato di auto. Per me personalmente quasi un'auto vale l'altra. Per fare un esempio che è molto più vicino, pensate ai cellulari. Ora io utilizzo un iPhone, a me sinceramente non è che interessa più di tanto la performance, sicuramente deve avere una buona camera perché bene o male ci lavoro, però ci sono un sacco di cellulari che hanno, sono molto più performanti credo da un punto di vista di CPU e tutto il resto, ma io utilizzo sempre iPhone. Perché? Perché ormai sono abituato con iOS, sono abituato con l'interfaccia, sono abituato a scrollare in un certo modo, a navigare in un certo modo, quindi se dovessi comprarmi un nuovo cellulare comprerei iPhone di base. E quindi capite che l'Apple non vuole realmente vendervi l'iPhone, l'Apple vuole instaurare in voi l'abitudine ad utilizzare l'iPhone, e questo è il motivo per cui queste case tendono sempre a fare delle scelte, a rimanere costanti su certe interfacce, su certe modalità, su certe grafiche, perché dovete rimanere su questa abitudine. Molto spesso le aziende si ritrovano a scegliere se mantenere una certa un certo modus operandi su qualsiasi cosa, che può essere il tipo di sedile in pelle, il computer della macchina, l'interfaccia, il modo di scrollare eccetera, o se cambiare in uno più efficiente, e per l'azienda conviene rimanere su quello un po' meno efficiente perché il pubblico è fidelizzato, il pubblico è affezionato. Quindi capite che l'abitudine è uno degli strumenti più potenti che esista e che è in grado in qualche modo di avere il controllo su di noi. Ora, un controllo che possiamo lasciare agli altri, regalare agli altri, ma un controllo che anche possiamo sfruttare a nostro vantaggio. Quando vogliamo avere un buon proposito, alla base di tutto, dobbiamo farlo diventare un'abitudine. Come facciamo? Per farlo dobbiamo semplicemente dargli un senso. Come abbiamo visto, il punto di partenza di qualsiasi buon proposito è sbagliato. Non riusciamo a inserirlo in maniera dolce nel nostro equilibrio, nella nostra giornata, nel nostro quotidiano. Ed è questo che dobbiamo fare. Quindi cerchiamo di fare qualche esempio per capire meglio. Allora, una cosa possono essere le pulizie in casa. Le pulizie in casa sono uno sbattimento, non divertono a nessuno, però le cose cambiano se voi, quando fate le pulizie in casa, vi ascoltate un podcast o una trasmissione che vi piace. Quanti di voi lo fanno realmente? Molti lo fanno con le mie live, per esempio la mattina su Instagram. Realmente quello che faccio io per le pulizie in casa è quel momento in cui, dal mio punto di vista, io non sto facendo le pulizie, dal mio punto di vista sto ascoltando un podcast, sto ascoltando qualcosa che mi piace, e quindi molto spesso mi allungo un po' perché il podcast non è ancora finito, e quindi faccio qualcosa di extra in qualche modo. Ed ecco che il fare le pulizie in casa, che è una cosa forzata, una cosa che non ci va, che in una qualsiasi giornata no, in cui sono un po' più stressato, mi sono svegliato male, avrei rinunciato a fare, per me diventa una cosa bella, diventa una cosa gradevole e diventa una mia abitudine. La mattina ho la mia morning routine che comprende fare le pulizie in casa ascoltando un podcast, quindi rilassandomi, ed è un momento che mi godo, un momento che riesco a inserire con dolcezza nel mio equilibrio giornaliero. Altro esempio, la sveglia presto. Quanti di voi hanno pensato: voglio svegliarmi presto, voglio impegnarmi, non posso svegliarmi alle, non so, alle 10, alle 11, devo avere una regola, svegliarmi presto. Ok, metti la sveglia, la prima volta probabilmente la annulli e ti rimetti a dormire, la seconda volta magari va un po' meglio, ti svegli, però crolli, e poi dopo 2-3 tentativi alla fine torni a posticiparla di nuovo. Ma perché non provare invece a mettere la sveglia e iniziare subito la giornata con qualcosa di piacevole? La prima cosa che fate appena vi svegliate dovrebbe essere un qualcosa di piacevole. Quindi vi svegliate, può essere anche una cosa stupida come farvi con la massima calma una bella tazza di caffè in un punto che vi piace della casa, rilassandovi, molti ascoltando le notizie, non ascoltando le notizie o ascoltando un podcast, leggendo. Molti si svegliano la mattina e la prima cosa che fanno è leggere, distendere un pochetto, vedendo qualche programma alla televisione mentre si rilassano, o anche svegliarsi presto per prendersi quei 20 minuti in più per prepararsi una buona colazione, far colazione decentemente e poi successivamente ingranare con la giornata. Insomma, se partiamo che ci dobbiamo svegliare e subito iniziamo a accendere il cellulare, vedere le notifiche, fare questo, fare quest'altro e stare stressati, logicamente non abbiamo nessun interesse. Tutti noi abbiamo fatto il liceo, quando ci svegliavamo la mattina era un incubo, perché per noi svegliarci la mattina voleva dire svegliarci e dover andare a scuola, quindi nessuno di noi andava. Però
quando invece magari erano giornate particolari in cui ci dovevamo svegliare, erano una giornata di vacanza, magari stavamo con un amico che stava, che dormiva con noi, che stava a casa, oppure c'erano gli nonni, gli zii, era una giornata di festa e tutto, ci svegliavamo che eravamo tutti arzilli, pimpanti, non vedevamo l'ora, ok? Quindi iniziare la giornata con qualcosa di piacevole permette che la sveglia presto diventi effettivamente una nostra abitudine. Torniamo a temi un po' più nostri, l'allenamento. Allora, l'allenamento, ho sempre fatto una distinzione io, quello della comfort zone e dell'enjoyability. La comfort zone dobbiamo starci lontano perché è quel contesto in cui ci alleniamo come ci siamo sempre allenati, come ci piace, senza migliorare la performance, rimanendo in una nostra comfort zone, sempre con lo stesso metodo, lo stesso protocollo, eccetera. Dobbiamo uscire dalla comfort zone, ma allo stesso tempo è importante mantenere un enjoyability di allenamento. Quindi tra il fare due scelte diverse, una magari meno efficiente e una più efficiente, però quella meno efficiente ci permette di avere una maggiore enjoyability, allora scegliete quella. Cosa vuol dire enjoyability? L'allenamento ci deve piacere, non deve essere divertente, deve farci male, deve essere dannatamente straziante, però ci deve piacere il genere. Quindi se voi detestate lavorare, non lo so, col funzionale o con un EDT o con lavori densi, è inutile che provate a fare lavori densi. Provate a fare dei metodi di allenamento che siano sulle vostre corde, senza stare nella comfort zone, quindi provando a spingervi, sperimentando qualcosa di diverso, ma rimanendo sempre nell'enjoyability. In questo modo l'allenamento diventerà un'abitudine, perché una persona, noi nel nostro caso siamo votati al sacrificio, però una persona che inizia ad allenarsi, un cliente che avete magari che inizia ad allenarsi, la prima cosa è mantenere una buona enjoyability, perché sennò semplicemente smette subito di allenarsi, perché è una cosa che non gli piace fare, non sarà mai un'abitudine, mentre invece se ingrana, se gli piace, se nasce la pensione, pensate a voi quando avete iniziato, quando vi siete resi conto che avreste continuato a fare palestra, quando vi è partito l'entusiasmo, quando è che è diventata una vostra abitudine andare in palestra? Tutti dicono: mi sono innamorato della sala pesi, no? O no? Mi sono innamorato, è scattato qualcosa? È questo fondamentalmente, mantenere una buona enjoyability nell'allenamento. Ancora, sempre per rimanere nei nostri, l'alimentazione deve esserci della compliance, deve essere sostenibile. Ora, ovviamente io parlo sempre del cercare di avere una massima finezza e precisione nella scelta delle fonti, nella provenienza delle fonti, comunque stare su un piano, essere abbastanza tra virgolette rigidi, ma questo non vuol dire che ci deve far schifo quello che mangiamo. Dobbiamo riuscire ad avere un'alimentazione sostenibile. E di nuovo, per una persona che vuole mettersi a dieta, è inutile fargli fare una dieta che non gli piace, perché semplicemente smetterà dopo poco. Ma la cosa migliore nell'educazione alimentare è educare la persona a mangiare in modo che abbia varietà di cibo che possa pagarsi, però mangiando con testa e stando appresso alla propria salute. Questa è l'educazione alimentare, motivo per il quale il nutrizionista che fa la dieta, la fa stampare al frigo e la persona la segue, non ha senso nel sedentario una persona qualsiasi. Queste sono cose che facciamo noi atleti. La dieta stampata al frigo fa parte del nostro essere atleta, a seguirlo, ma la persona normalmente deve essere educata da un punto di vista alimentare, quindi deve imparare a mangiare. Cristo santo, siamo degli adulti, dobbiamo saper mangiare, non deve esserci un'altra persona a dire come mangiare, ok? Quindi anche questo sta alla base del creare un'abitudine nel mangiare bene e avere, logicamente, nel caso di nuovo della persona, normalmente i propri spazi di libertà in cui curare il sociale, in modo di avere una maggiore aderenza, una maggiore compliance all'alimentazione. Non so, qualche riflessione su questo argomento. Magari molti di voi hanno cercato di cambiare, di curare alcuni aspetti, ognuno di voi ha il proprio, logicamente, anzi cercate di focalizzarlo e cercate di seguire il video in funzione di questo, magari, e magari non ci siete riusciti più volte, ma non dovete sentirvi inconcludenti, non dovete sentire che avete fallito in qualche modo, perché è perfettamente normale, semplicemente non vi siete approcciati nel giusto modo, non l'avete inserito nel giusto modo o con il giusto spirito. Dovete cercare semplicemente di avere questa immissione quanto più dolce possibile e ricordarvi sempre che quando inserite qualcosa dovete anche togliere qualcos'altro, quindi una buona abitudine deve prendere il posto di una cattiva abitudine. Questa è una cosa che dovremo ricordarci. Niente ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate, spero che possa essere un video utile di nuovo, e qualsiasi cosa qua sotto nei commenti, e ci vediamo al prossimo video.